Amici di FVG Sport Channel, bentornati all'appuntamento settimanale con il programma Arditiamo, rotocalco dedicato alla pallacanestro ardita. Questa sera ospiti di questa serata sono due giocatori, due miei illustri compagni di squadra, il pivottone Mattei Delpin. Ciao Mattei. Ciao. E il capitano di mille battaglie, Maurizio Gandolfi. Buonasera a tutti, ciao Marco. Allora, siamo qui ospiti questa sera del Bodyguard, un centro benessere, una palestra dove vede appunto il buon capitano, uno dei due titolari, che adesso ci spiegherà dov'è collocata la palestra e il perché venire in questa palestra, quali sono i motivi di divertimento e tutte le attività che vengono svolte. La palestra è situata a Villesse, la strada che collega Gradisca a Villesse per l'esattezza, vicino all'autolavaggio, è facile da trovare essendo proprio sulla statale. I motivi per i quali un cliente o un futuro cliente deve venire qui da noi è perché abbiamo un centro, direi, nuovo, nonostante si sia aperti da 8 anni e mezzo, ma è un polifunzionale, ovvero c'è la piscina, quindi la possibilità di lavorare in acqua in tutte le sue vesti, la sala macchine, tutti i corsi, sauna e bagno turco, quindi direi che abbiamo, al di là di quello che potete sentire come sottofondo, il lavoro che si sta svolgendo nella sala accanto, appunto aerobica e quant'altro, 9 o 10 attività a regime, insomma. Ecco, queste sono le motivazioni per le quali, insomma, direi che la palestra è all'altezza. In più, da poco abbiamo riattivato il centro estetico, un'attività che era in funzione sino a agosto, direi, che per 2 o 3 mesi è rimasta inattiva, e da ieri abbiamo fatto appunto l'inaugurazione. Bene, naturalmente in questo centro benessere, dove nuovo centro estetico che il Bodyguard vedrà, insomma, mi sembra di aver capito, Maurizio, che in questi anni di gestione mi sembrano che siano all'incirca 10, il Bodyguard è conosciuto, è famoso. Quali sono gli aspetti più importanti dal punto di vista proprio dello sport, della salute e del perché le persone vanno in palestra nel 2011? Ma direi che le motivazioni sono diverse. Innanzitutto non è solo un'attività fisica quella che si può svolgere qui come nelle altre palestre, si spera che sia un'attività mirata anche allo scarico, probabilmente in questi periodi qui dove si è tutti un po' più direi sovraccarico, stressati, insomma, si viene anche proprio per scaricare, quindi per dare un po' di serenità anche alla mente, non solo al corpo. Infatti il senso era proprio quello, cioè le persone adesso pensano che andare in palestra sia fatica, sudore, dimagrire prestivo, eccetera eccetera, invece è anche un bel motivo di divertimento sicuramente. Ma direi di sì, insomma, è un connubio di cose, insomma. In questo nuovo centro estetico un ruolo importante lo avrà sicuramente il nostro pivot di lusso, Mattei Delpin, che oltre a essere il pivot dell'ardita pallacanestro avrà anche un ruolo all'interno del centro benessere Bodyguard. Cosa farai, Mattei? In centro collaborerò come massaggiatore, sia con massaggi sportivi che massaggi rilassanti. Mi dicono che sei anche molto bravo, ancorché la tua carriera da massaggiatore sia appena iniziata. Hai fatto dei corsi? Ho fatto dei corsi, vabbè, i corsi li ho finiti non da tanto, però massaggio già da un po' di tempo. Adesso ho finito vari corsi, adesso vediamo come va, speriamo anche che questo centro estetico prende piega e la gente viene volentieri, no? Beh, certamente dopo averti visto in televisione penso che adesso le clienti e i clienti pronti a farsi massaggiare, curare, ci sarà la fila. Signori, bentornati in studio, ospiti della palestra Bodyguard, centro benessere in Villesse. Siamo qui sempre con Mattei Delpin. Tutto bene, Mattei? Sta andando abbastanza bene a puntata, no? Perfetto, guarda. Tutto bene, no? E con uno dei due titolari della palestra, nonché capitano, nonché DS. Mi sembra che qua ci siano un po' troppi conflitti di interesse, con Maurizio Gandolfi. Ciao Marco, tutto bene? Compagnia splendida, temperatura splendida, tutto giusto. Ecco, ieri si è giocato Ardita Break
Ardita Breg. Non confondiamo. Andiamo ora a illustrare i risultati delle giovanili della nostra città, l'Ardita, con gli under 19 che hanno perso, ahimè, di un punto contro la Libertas Trieste, Ardita targata mossa, quindi a Trieste 76-75. L'under 15 di coach Ivancic Matteo, il nostro vice allenatore, e Flavio Tuzzi, che anche loro purtroppo hanno perso a Trieste 69-52. L'under 14 d'Elite, una grandissima vittoria contro una tra le squadre più blasonate del torneo, la CBU, una vittoria in casa per 56-52. L'under 13 che ha perso di 4 punti in casa contro Fogliano, anche qui un derbissimo, 45-49. Una menzione particolare sicuramente la dovremo fare alle famiglie e a questi due giovani, che due giovani del 98, due giovani atleti, Andrea Driutti e Peter Abrami, che hanno ricevuto una entusiasmante convocazione nella rappresentativa regionale nel progetto Azzurri. Quindi complimenti a questi due valorosi atleti dell'Ardita. E ancora con Maurizio Gandolfi. Maurizio, i giovani, no? Un argomento sempre molto caro all'Ardita, la crescita dei giovani. Certo, tu non sei più un giovanotto, però cosa mi puoi dire di, a parte i giovani della prima squadra, ma in generale i bambini che si affacciano al mondo dello sport, qual è il, cosa bisogna insegnare principalmente ai bambini? La vittoria, il divertimento? A parte che qua c'è anche un quarto ospite che potrei fare a lui la domanda, Maurizio. Ma se parliamo di giovani, è chiaro che l'aspetto ludico gioca un ruolo determinante, insomma, no? Quindi De Coubertin e tutte le storie annesse, è importante vincere, è chiaro, però devono giocare, devono divertirsi e devono sviluppare tutte quelle che sono le loro capacità cognitive attraverso il gioco, insomma. Se incominciamo a salire d'età è logico che l'aspetto un po' cambia, insomma, no? Il divertimento rimane sempre un aspetto prioritario, fondamentale, ma il discorso cercare di portare a casa i due punti, come dice il nostro amico Dalibor, due punti sono due punti, chiaramente ha un ruolo, gioca un ruolo importante, insomma. Quindi scusa, volevo chiederti appunto nell'ambito della crescita dei suoi giovani, l'Ardita si sta appoggiando molto sia a Maurizio Gandolfi, sia a Maurizio Gandolfi come titolare della palestra Bodycar. I ragazzi vengono, mi sembra, no, in palestra? Ma direi di sì, a fasi alterne, compatibilmente con i loro impegni di studio e quant'altro, però sì, in modo particolare riagganciandomi un po' a quello che è stato detto di lavoro svolto con Andrea Franco, da lì siamo partiti, è stato un ottimo veicolo, insomma, pubblicitario per lo sviluppo proprio del giovane stesso, nonché della palestra, ma il concetto dovrebbe essere far sì che almeno nei mesi estivi non si perdano appunto questi 2-3 mesi, perché ho avuto in modo particolare in queste ultime annate degli esempi, vedi Mirko Turel o Fabio Mian, ragazzi che comunque sono partiti dalle zone qui, Mirko in modo particolare dall'Ardita stessa, insomma, adesso gioca a Imola in Serie A2, persone che comunque quando frequentavano la palestra era difficile mandar via, ma i mesi estivi, quando magari gli altri ragazzi erano, che ne so, a Sistiano o quant'altro, loro venivano qui un'oretta al giorno, ogni giorno, e comunque avevano un'idea ben fissa, provare a vedere se riuscivano nel mondo della pallacanestro. Infatti proprio a questo mi collego e lo prendo come spunto, un nostro ex allenatore diceva che d'estate ci si allena per migliorare e invece d'inverno ci si allena per vincere, ed è un bel concetto sicuramente da esprimere. Ma 13 settembre 1969, adesso... 79, ok, 69, 42 anni il capitano, ma dobbiamo farti questa domanda, io la so già la risposta, ma dove trovi la motivazione ancora dopo che sei stato, insomma, lo sanno tutti, giocatore di B2, capocannoniere della B2, svariate promozioni in varie squadre, cioè dove trovi la motivazione per continuare a sudare sui campi da basket? Questo me lo devi dire, ce lo devi dire.
È un divertimento per me partecipare agli allenamenti o partecipare alla partita del sabato, o comunque vivere lo spogliatoio nei momenti brutti e nei momenti belli è un divertimento. Secondo me sono luoghi comuni, per l'amor del cielo, però la vita passata assieme negli spogliatoi, facendo amicizie, rovinando anche magari certi rapporti, comunque sono esperienze che secondo me tutti dovrebbero fare, insomma, ecco. È una cosa molto piacevole che ogni giorno, ogni allenamento a me continua ad insegnare qualcosa. Grazie Maurizio. E invece con Mattei volevo farti questa domanda. E alla luce appunto di nuove arrivi, ne abbiamo già parlato, di questo bel mix tra giovani e vecchi, dove può arrivare questa Ardita? Adesso forse non ci possiamo più nascondere, anche se non è detto che vinca sempre una tra le squadre più attrezzate. Lo so, anche io vorrei dire subito, cioè vorrei dire che di sicuro si punta in più alto possibile. Adesso di dire che si punta a vincere il campionato, che di sicuro sarà così, cioè, non so se è bello dirlo, che qualche volta si dice, chi lo dice porta sfortuna, però almeno posso dire che puntiamo il più alto possibile. Sì. Certamente. Un'altra nota sicuramente di merito a Mattei Delpin, e la dobbiamo fare, è che all'Ardita, ma non solo all'Ardita, perché questa cosa la sanno un po' tutti, dicono che l'esplosione l'altro anno di Andrea Franco sia dovuta in buona parte sicuramente alle doti di questo ragazzo, umane, fisiche, tecniche, della pallacanestro, ma anche a un gran approccio e un gran insegnamento che ha dato Mattei Delpin. Ecco, un saluto ad Andrea, logicamente gli auguriamo un gran in bocca al lupo per la sua stagione a Cormons. Che tipo di lavoro hai fatto con Andrea? Cosa senti di poter dire, io ad Andrea ho dato questo e me ne vanto? Allora, prima dovrei dire che il merito di più che mio è comunque suo, perché comunque poi alla fine è lui che ha imparato, è lui che aveva la voglia, ogni volta, due volte a settimana ha trovato sempre il tempo di allenarsi ed era in questo senso veramente ascoltava ed era bravo. Io gli ho dato solo dei consigli, abbiamo lavorato tanto in palestra, due volte a settimana, sia cioè, martedì una volta giovedì diversamente. Sicuro ha acquistato molta forza fisica, no? molta sicurezza. Mi sembra di ricordare che anche nell'ultimissima parte del campionato, negli allenamenti, riusciva a mettere in difficoltà anche il suo maestro. Questo è vero, questo devo, anche se non voglio ammettere. E qui è entrato qualcuno che ci... Maurizio, conosciamo, facciamo mandare la pubblicità. Per favore, puoi mandare la pubblicità? Volentieri. Spazio alla pubblicità. Mercoledì invece, in turno infrasettimanale, si è giocata una gran partita, la rivincita di quella che è stata la semifinale playoff dello scorso anno, ahimè devo ancora nominarla, contro il Breg Sandorligo della Valle. Vediamo com'è andata con le interviste curate dal nostro Alessandro Monfanti. È finita la partita con il Breg, l'Ardita è stata sconfitta di 7 punti, che comunque a mio parere, coach, non mi sembra che siano proprio, perché a un minuto dalla fine eravate 4 avanti. Ma io proprio vorrei citare l'episodio in questione, ovvero 3 minuti alla fine più 4, con un'azione dubbia, un fallo che sicuramente non andava fischiato, non perché c'era o non c'era, ma perché la partita era andata avanti in quella maniera. Ritengo che avevano già più che abbastanza maltrattato Petrovic, poi è stato un fischio determinante perché poi ha generato un tecnico, quindi 4 tiri liberi che loro hanno segnato, parità, e poi hanno fatto canestro sull'azione successiva. A 3 minuti della fine, una partita comunque a punteggio abbastanza basso, 6 punti fanno la differenza. Noi eravamo riusciti a rimetterla in piedi con grossa difficoltà e poi davanti
davanti a questo secondo me episodio ci siamo totalmente scollati, diciamo, questo, usiamo questo termine, quindi alla fine abbiamo giustamente perso. Insomma, credo di poter sollevare i ragazzi da tutte le colpe e credo che forse per la prima volta l'arbitraggio ha pesato proprio nel singolo fischio, ecco. E, diciamo adesso alla fine del terzo quarto eravate sotto di 11, avete recuperato, siete passati avanti, forse è stato un momento migliore anche con la difesa. Ma sicuramente noi siamo una squadra che deve difendere, perché poi in attacco bene o male le soluzioni le troviamo, e che a volte in difesa ci perdiamo su situazioni di cambio, di pick and roll. È ovvio che molto probabilmente una sconfitta non cambia le nostre ambizioni, però è vero che bisogna lavorare meglio sulle cose, cioè se noi abbiamo delle regole dobbiamo rispettarle, che siano in attacco che in difesa, soprattutto in difesa, perché come dicevo prima, in attacco magari qualcuno tira fuori il coniglio dal cilindro, in difesa invece bisogna difendere di squadra. Ecco. Qualcosa da recriminare, qualcosa da apprezzare dell'Ardita questa sera? Ma da apprezzare il fatto che comunque senza Petrovic e Marzetti ci abbiamo recuperato, quindi una cosa molto importante per, dal punto di vista della squadra. E poi comunque secondo me moralmente l'abbiamo vinta, perché ripeto, l'episodio che vorrei citare come episodio negativo segna una partita giocata sui nervi, giocati sull'episodio. Io credo che al di là di tutto, al di là del fallo fischiato, secondo me forse poteva essere evitato il tecnico, no? Perché ci sta che un giocatore che gioca una partita intensa e gli viene fischiato un fallo che secondo lui è dubbio possa magari imprecare, che poi magari non era un'imprecazione nei confronti dell'arbitro, e quindi credo che l'arbitro magari poteva evitare di tirare l'orecchio da questa parte e i due tiri magari ci stavano e saremmo andati avanti d'amore e d'accordo, ma credo che due tiri liberi, tecnico e pallavolo abbia veramente pesato, insomma, oltre tutti magari gli altri errori, però ricordo questo che è quello che mi è restato più impresso, insomma. Vediamo questa intervista con il futuro prossimo turno, che avversaria è e come andrete a giocare? Giocherete fuori casa? Giochiamo due turni fuori casa, uno con il San Vito al Tagliamento e l'altro con Venezia Giulia a Muggia. Sono due partite che noi punteremo a vincere, ma è ovvio che andremo abbastanza delusi, e anche se credo che qualche giocatore abbia voglia di rivalsa. Poi è ovvio, insomma, la pallacanestro è uno sport dove nessuno parte vincitore né vinto, però è ovvio che deve cambiare un po' l'atteggiamento nostro, soprattutto difensivo. Ecco, lavoreremo venerdì per quanto possiamo lavorare sul nostro aspetto difensivo, ecco. Ancora una cosa, vi mancano degli uomini da quintetto base, come si supplisce questa cosa e soprattutto quando rientreranno, se c'è una possibilità di saperlo? Allora, diciamo che per Delpin la situazione è ancora in stand by, nel senso che non abbiamo ancora capito quale sia il reale problema, e credo che lui fino alla fine dell'anno non giochi, quindi rientrerà il 6 di gennaio. E per quello che riguarda Agostino Musulin, molto probabilmente sabato verrà giù con noi, ma non sarà ancora della partita, vedremo per Muggia, perché lui è ancora ai postumi di una scavigliata contro il Santos, quindi aspettiamo un attimo e vediamo, insomma, ecco. Andrea Giuliani, guardia ala dell'Ardita, oggi è andata, diciamo, male perché avete perso, abbiamo visto che ti sei mosso molto bene e continuano a parlare bene di te, hanno ragione? Io spero di sì, cioè, sto facendo abbastanza bene, spero di continuare così, se parlano bene è solo positivo. In questo caso tu sei già da 3 anni, diciamo, nella prima formazione dell'Ardita. Come ti trovi con persone, diciamo, che hanno più esperienza di te? Beh, è sempre piacevole giocare con persone più esperte, comunque si può sempre carpire qualche abilità, qualche particolarità che magari non conosco, sicuramente è sempre un motivo per crescere. Non abbiamo ancora visto lo scout, mi pare 18 punti questa sera. Come ti sembra di aver giocato? Se hai mancato in qualcosa e se ti sei piaciuto in qualcosa? Beh, sicuramente sono mancato, magari all'ultimo ho fatto 1 su 2 liberi e ho sbagliato una tripla. Però, diciamo che penso di aver dato tanto in difesa, penso di aver difeso bene e in attacco ho dato il mio. Questa squadra ostica, che cosa ti ha mostrato? Perché vi ha messo o ti ha messo in difficoltà? Se ti ha messo in difficoltà? Beh, sicuramente hanno degli ottimi giocatori individuali con ottime qualità ed è dura riuscire a difendere comunque su tutti quanti in modo adeguato per vincere, penso. Da quanto tempo giochi a basket? Gioco da quando ho 4 anni circa. E come mai? Ma perché ho iniziato, i miei genitori mi hanno fatto provare, mi è piaciuto e diciamo che è continuata la passione. Tuo idolo? Ma non ho un idolo particolare.
diciamo una squadra che, oppure come giocano, il gioco che ti piace di qualche squadra, di qualche nazione, qualche modo di giocare? Non so, forse NBA, Italia, Milano, forse qualcosa. Milano e come idoli americani i soliti che tanti osannano, tu invece no? Ma no, cioè, diciamo, sono tutti bravi sicuramente, è da prendere le qualità di ciascuno e cercare di prendere da ognuno, da ogni singolo. Presidente Falzari, oggi siamo usciti sconfitti dalla partita con il Breg. Com'è andata, diciamo, questa partita? Beh, indubbiamente male, a vedere il punteggio abbiamo perso di 7 punti in casa, obiettivamente peccato, perché a poco più di un minuto dalla fine eravamo 4 punti avanti in piena rimonta, è stato un fischio molto dubbio, seguito peraltro da un fallo tecnico assolutamente così, un po' affrettato. Peccato, cioè, comunque abbiamo giocato contro una squadra forte che ha dimostrato tutta la sua forza e basta, si volta pagina. Di volta pagina, se possiamo dire, possiamo tirare fuori qualche nota positiva, se non altro nei giovani dell'Ardita? Beh, sicuramente Zuliani oggi ha fatto una gran partita, penso abbia fatto intorno ai 18 punti, grande personalità, 37 minuti in campo, è stata veramente una nota positiva sicuramente. Per quel che riguarda anche il pubblico, anche oggi il palazzetto, il Palaconi era quasi pieno. Sì, era quasi pieno e ci ha aiutato incitandoci nella rimonta, che ci ha permesso di rientrare in partita appunto di andare a più 4. Quindi questo è un segnale importante che la città ci sta dando e quindi vuol dire che i movimenti, gli innesti di mercato, questa nuova ambizione che abbiamo è stata premiata dalla città e di questo siamo felici, vuol dire che siamo sulla strada giusta e auspichiamo sempre più gente, perché comunque il pubblico è un sesto uomo che veramente può fare la differenza. Stasera ho sentito più di qualche volta gridare Ardita, Ardita. E per il prossimo turno dove giocate? Il prossimo turno siamo a San Vito al Tagliamento, una partita comunque complicata, una squadra ostica che è un attimino in crisi, però un campo sempre difficile, quindi sarà una partita difficile. Quanto al fatto che il pubblico gridi Ardita, Ardita, non può che far piacere. Insomma, io credo che se la città ci dà ancora una piccola mano in più in termini di sostegno e far sentire veramente questo sesto uomo in campo, questa voglia di una città intera di ritornare nelle categorie nazionali, penso che possiamo veramente centrare l'obiettivo. Tutti parlano di una grande Ardita, ma le vostre ambizioni sono comunque, visto che non c'è la promozione diretta, di piazzarvi il meglio possibile nei play-off? Beh, sicuramente, non essendo la promozione diretta è importante intanto centrare i play-off, arrivare in forma ai play-off, arrivare con gli uomini giusti ai play-off, quindi sicuramente la strada da fare è ancora tanta. L'ambizione nostra è di conquistare la C dilettanti e quindi insomma stiamo lavorando per quello, anche da queste sconfitte c'è tanto da imparare. Non dimentichiamo fra l'altro che abbiamo giocato senza Musolini e senza Delpin, sono due giocatori da quintetto base nostro, quindi insomma c'è ancora da aggiungere qualche colpo in canna. Come al solito il nostro urlo 1, 2, 3,